You think you can do anything, but you can't. You tell me about your love, it's a bad trend. Le modalità espressive, dal rough al finish layout. La progettazione è basata sulle finalità e su obiettivi comunicativi precisi. I progetti si chiamano rough, lo schizzo, tracciato con pochi segni, veloce e mano libera, con lo scopo di rendere visibile l'idea e il suo percorso. Sviluppo bozzetti. Rough nello spazio formato. Si parte dallo schizzo dello spazio formato, tracciando quattro linee che conterranno il progetto. Rough concentrati sull'idea. Ci si concentra più sull'idea che sull'impaginazione, utilizzando schizzi alla rinfusa sul foglio, richiedendo in molti casi aggiustamenti successivi. Rough con note esplicative, cioè rough accompagnati da un testo esplicativo in modo da spiegare quello che si intende comunicare. I rough migliori e più leggibili sono quelli che con piccole indicazioni rendono chiara e comprensibile l'idea creativa. L'importante è non fermarsi ai primi rough, ma continuare a cercare diverse soluzioni. La realizzazione dei rough. Si utilizzano diverse tecniche e diversi strumenti, penne e pennarelli per un segno più pulito e più grafico. La matita risulta infelice, povera e con risultati espressivi modesti se non si ha una buona manualità. Il pennarello genera un segno corposo e deciso. Solitamente i rough iniziali sono in bianco e nero, ma i layout intermedi o semidefinitivi sono a colori. La realizzazione del layout. Dopo aver realizzato un numero di bozzetti, il progettista sceglie la soluzione migliore e il layout da presentare al cliente. Una volta che l'utente pubblicitario approva il progetto, le informazioni vengono tradotte in esecutivo, finisce il layout. Durante la fase finale è buona abitudine tenere vicino il rough prescelto. Think you can do anything, but you